Inaugurata da Rifi la panchina letteraria alla presenza di numerosi cittadini ed autorità locali che sono giunte in Piazza della Liberazione. Presente il sindaco che ha tagliato il nastro, Anna Maria Tartaglia, referente dei borghi, e il sacerdote che ha benedetto la bellissima struttura che prende le forme di un libro aperto con i versi dell'infinito di Giacomo Leopardi. Poi nell'aula consiliare è seguita una profonda analisi sul romanticismo da parte dell'assessore Fratolillo, che ha scomodato Bergerac e lo stesso Platone, intervallato, dobbiamo dire magicamente, dalla musica di Michele Leone al pianoforte, Biagio Cialella al flauto e Antonella Leone al violino. Ma cosa rappresenta la panchina letteraria e come nasce il progetto? A spiegarcelo è l'assessore alla cultura Luca Fratolillo. Diciamo, il primo simbolo che rappresenta dal punto di vista dell'arredo urbano quello che è stata l'adesione del Comune di Alife ai borghi di lettura, che è una rete nazionale che consente appunto agli aderenti di fruire della bellezza della letteratura ospitando importanti scrittori, ma non solo la letteratura nel senso scritto, ma anche musicale e teatrale. Perché Leopardi? Perché deve essere un monito per i ragazzi. Leopardi da dietro alla siepe non ebbe paura di intravedere l'infinito oltre l'ostacolo, per cui credo che la letteratura, la poesia, l'arte siano gli strumenti fondamentali per poter far evolvere culturalmente una comunità. L'iniziativa si inquadra in qualche progetto più ampio? Molto più ampio, che è quello di rendere Alife e le sue bellezze, come dire, ospitali verso la cultura. Da Alife è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.